Buongiorno signori, oggi nuovo vlog del mio trasferimento in Svizzera. Siamo, indovinate un po', a Ginevra, perché ho degli appuntamenti qua di lavoro e quindi ne approfittiamo ovviamente per fare un bel vlog e andiamo a vedere un po' se la Svizzera romanda, la Svizzera francese, può essere effettivamente più interessante di quella italiana e che differenze ci possono essere. Quindi andiamo un po' a vedere Ginevra, che io conosco molto bene, e ci ho anche studiato 2 anni, quindi andiamo un po' a vedere questo vlog. Eccoci, siamo a Ginevra, vicino al lago. Tra l'altro faccio una piccola parentesi così di vita personale prima di procedere alla differenza un po' e se può convenire venire in Svizzera francese, Svizzera romanda, piuttosto al posto di quella italiana. Visto che qui si dice spesso è tutto caro, è chiaramente tutto più costoso, ma rapportato agli stipendi e ai redditi qui. Però per farvi un esempio, ho mangiato qua su un ristorante qua lungo lago, quindi con vista sul getto d'acqua, piatto principale, quindi carne, riso, eccetera, più un'insalata di entrée, ho pagato per più l'acqua, ho pagato praticamente 25 euro, cioè non è che stiamo parlando di 100 euro per una roba, quindi stiamo parlando di prezzi del tutto simili a quelli delle grandi città italiane. Poi qualcuno mi dirà, ma io da mio zio, da mio cugino, vabbè. Quindi per dirvi, comunque è del tutto gestibile anche a livello di ristorazione, eccetera. Comunque qui siamo a Ginevra, una delle città più importanti, più grandi, anche più internazionali e anche più care della Svizzera per tanti motivi. Adesso scopriamo appunto il perché di questa città e cosa può convenire in termini di Svizzera francese o Svizzera italiana. Allora, come ho fatto il video sulla Svizzera tedesca col confronto con quella italiana, facciamo anche qui la stessa cosa, quindi ve lo linko qui sopra, da qualche parte, qui sotto nella descrizione. Quindi partiamo un po' da quello che può essere la cultura, che ovviamente qui è diversa, una cultura, poi dipende dalla città, però in generale nella Svizzera romanda c'è una cultura più di origine o comunque di influenza chiaramente francese, dal quale la lingua chiaramente. Ginevra in particolare è stata per anni proprio al confine con la Francia, è stata anche parte del territorio francese in passato, quindi insomma ha una storia ovviamente molto legata a quella della Francia e tuttora a livello di frontalieri, quindi lo possiamo confrontare un po' con il Ticino, con l'Italia. Ci sono tantissimi francesi che ogni giorno passano confine per lavorare qui, quindi da quel punto di vista ovviamente bisogna sapere che c'è questo, quindi spesso ci sono gli italiani che magari con la Francia non hanno un buon rapporto, però qui ovviamente bisogna parlare bene il francese, l'italiano non viene utilizzato e bisogna anche sapere che a livello di cultura, di abitudine, eccetera, ovviamente quello è la cultura, diciamo, dominante, quindi con tutti i vantaggi e svantaggi del caso, quindi sicuramente bisogna tenerne conto. Attenzione, può cambiare anche molto, come anche nella Svizzera tedesca, in quella italiana un pelino meno, quello che può essere la differenza fra città e campagna. Le grandi città della Svizzera francese sono Ginevra, quella più grande, e Losanna comunque, che è abbastanza grande. Poi ci sono Friburgo, che diciamo è bilingue, ma la mettiamo nella Svizzera francese, e Neuchâtel, che è un po' più piccolina, poi vabbè, nello Jura, ma diciamo, non la chiamiamo neanche città, perché comunque Delémont è un po' più piccolina ancora. E quindi
Ginevra e Losanna si fa un certo tipo di vita, ci sono un certo tipo di opportunità a livello culturale, a livello anche lavorativo, imprenditoriale, ovviamente con costi conseguenti. E qui andiamo al secondo punto, perché appunto la differenza fra Svizzera italiana e Svizzera francese per quanto riguarda i costi c'è, soprattutto relativamente alle città. Ecco, Ginevra è una città molto molto cara, Losanna è più in linea con quello che possono essere città come Lugano, però anche lì a livello di stipendi, per esempio, e quindi conseguentemente sul costo della vita in generale, un pelino più caro c'è, quindi un po' come sulla Svizzera tedesca le città, però comunque assimilabili, perché il Ticino, soprattutto sulle città come Lugano, ha dei costi abbastanza importanti confrontati con quelli della campagna, quindi confrontati con quelli del fuori città, quindi possono essere cittadine più piccole oppure proprio campagne come paesini, ecco. Quindi da quel punto di vista sul costo della vita è assimilabile fra Svizzera francese e Svizzera italiana, però chiaramente con delle differenze in termini di stipendi, che però al mio pubblico interessa relativamente, perché appunto qui comunque il mio pubblico è un pubblico che poi fa delle attività in proprio, però se dovesse assumere ovviamente dei dipendenti sul posto eccetera, questo può ovviamente variare i costi, ecco. Quindi sulla Svizzera italiana ci possono essere delle convenienze in quei termini, qui ovviamente i costi sono un pelino più elevati. E arriviamo all'ultimo punto, che è quello relativo un po' alla convenienza dal punto di vista fiscale, le tasse in generale, sia sulla società che sulle persone fisiche, sulle automobili, gli immobili e via dicendo. Allora, come sempre ci sono delle differenze, ho già detto tantissime volte, fra un cantone e l'altro, fra addirittura un comune e l'altro. In generale, come linea guida di massima, i cantoni di lingua francese, quindi Ginevra, Vaud, Valais, Friburgo e Jura, in parte Berna diciamo che la mettiamo di là, non hanno particolari convenienze, quindi più o meno sono in linea con la media, alcuni un po' peggio, quindi tipo Neuchâtel, che ho dimenticato nell'elenco che ho appena fatto, e sono un pelino peggio, soprattutto sulle persone fisiche, ma anche sulle società. Quindi in generale, a livello di consulenza, quello che io consiglio è di non scegliere la Svizzera francese per fare impresa, a meno che non ci siano nel computo delle valutazioni che vengono fatte, quindi la preferenza proprio a livello culturale o a livello geografico o a livello di business, perché magari si fa business proprio qua sul posto, guardando come prioritario il lato fiscale o il lato amministrativo eccetera, non consiglio, ecco, di iniziare da qui quando si trasferisce un'attività. Ci sono sia la soluzione sul Ticino sia la soluzione nella Svizzera centrale in particolare, sono soluzioni che io prediligo, ecco. Nel computo delle valutazioni non ci può essere solo uno degli aspetti che ha la priorità, quindi va deciso insieme, va capito, e poi si prendono le decisioni ovviamente del caso. Questo ovviamente viene fatto insieme, se lo volete, innanzitutto nella consulenza preliminare, quindi vi lascio il link qui nella descrizione alla fine del video, quindi andate a chiedere la consulenza preliminare, che è una consulenza a pagamento, ma già che vi dà una bella impostazione per il trasferimento rispetto a questi altri aspetti. E poi ovviamente si può lavorare insieme in consulenza o anche proprio nella pratica per il trasferimento, dove poi si va a decidere di aprire una società o fare impresa o fare la propria libera professione. Quindi vi aspetto in Svizzera e ci vediamo nel prossimo vlog.